Buongiorno. Vediamo l'esempio sul calcolo del fattore di restrizione della crescita. Allora, carichiamo il database del professore. Proviamo con lo zirconio. Ovviamente 99% di rame, 1% di un altro elemento. Dobbiamo aggiungere gli output, la derivata, meno la derivata rispetto alla frase solida. Ok, si possono salvare queste condizioni, anche se le salvate qua. ZR indizioni. Poi potete cambiare soltanto la riga dell'elemento e avviarlo in batch tutti gli altri. Diamolo ok. Va bene. Ci interessa la tabella che esportiamo su Excel. Abbiamo la derivata. Ok, quindi adesso abbiamo più o meno tre modi per calcolare questo fattore di restrizione alla crescita Q. Il primo modo è prendere magari i primi sei, per esempio, valori della temperatura. Mettiamoci. Qua ci mettiamo la fase solida. E qua la mettiamo la derivata. Ok, il primo modo è quello di graficare la fase solida e la temperatura. Si inserisce il grafico. Aggiungiamo una linea di tendenza e visualizziamo la retta. Abbiamo che il fattore di restrizione interpolato per i primi 6 punti viene a 8,85. Un altro modo è graficare la fase solida e la derivata. Ok, le interpoliamo anche qui e visualizziamo la linea di tendenza. In questo caso leggiamo il valore di Q, quindi 9,62. Vediamo che viene leggermente diverso con i primi punti, probabilmente se ne prendessi un pochettino di più riuscirei ad ottenere quasi lo stesso valore. Un altro metodo è fare la media tra le derivate. Prendiamo sempre le prime 6, 9,34. Sono tre valori diversi, ma più o meno tutti si accostano sul mezzo grado di differenza tra l'uno e l'altro. Tutti sullo stesso valore. Come mi ha spiegato anche il professore, sì, si possono avere anche decine di gradi di differenza tra una colata in siviera. Quindi ci accontentiamo di questo.